mi hai detto che non conservi le foto, non ti piacciono, non ne hai foto, esatto. Però adesso in realtà andiamo a cercarle per la casa, perché secondo me da qualche parte, in qualche angolo, troviamo qualcosa. Qualora non dovessimo trovarle, io ti devo dire che noi una foto l'abbiamo trovata. Guarda un po'. Lele Baiardi, musicista, cantante, intrattenitore. Un artista poliedrico, affascinante ed assolutamente inconfondibile. Raccontare la sua storia è come addentrarsi in una giungla popolata di aneddoti, incontri, persone e personaggi, alcuni dei quali hanno segnato la storia del nostro paese degli ultimi 30 anni. Una vita straordinaria che Giap TV vi racconterà in 4 appuntamenti speciali completamente dedicati a quell'uomo che da ragazzino sognava di diventare come Gianni Agnelli. Considerando il fatto che dal 98 praticamente con il governo Prodi l'Italia è finita, perché abbiamo dichiarato ufficialmente che saremmo entrati nell'Europa Unita. Non è bello pensare a questa cosa, che dopo tutti questi anni ancora... Ma è completamente cambiata la società, è cambiato tutto. È tutto un fermento in questa Europa, è tutto un fermento, e l'euro lo sta accelerando. Cioè l'euro è proprio una molla che sta creando un continente unico. Tutto questo vi dà l'idea di un'Europa che è di fronte a una fermentazione. Ecco, questo è un altro evento che vi dice come la moneta direttamente o indirettamente stia muovendo tutta l'Europa. Allora, vedete, quello che vi ho detto all'inizio di queste due lezioni, che cioè si sta realizzando qualcosa che mai l'umanità ha realizzato, è rigorosamente vero. Si sta realizzando nella pace, si sta realizzando nella concordia, si sta realizzando senza guerre, si sta realizzando come i grandi padri fondatori dell'Europa avevano sperato quando fecero questo meraviglioso e grandioso atto di fede. Perché io capisco che dovevano venderci a un padrone maggiore, eccetera, eccetera. Ma devo dirti che l'illuminazione me l'ha dato la sostituzione di Letta con Renzi. Perché la prima volta che sentivo parlare Matteo Renzi, essendo di discendenza politica, io per 40 anni ho sentito parlare di politica in casa mia fino a 35, fino a quando mio padre è morto, e anche negli ultimi anni di mio padre devo dirti che era un uomo che aveva una previsione, una sensibilità, una preveggenza acutissima. Non era così bello sentir parlare di politica da parte sua. Però, anche perché io avevo vissuto gli anni 80, sapevo che cosa vuol dire una nazione dove c'è lavoro, una nazione che vive, una nazione che produce, una nazione che è sul tetto del mondo, è la quinta potenza industriale del mondo, sta coi grandi. Alla fine degli anni 90 ho visto l'Italia che cominciava a diventare una piccola nazione, a star col terzo mondo. Adesso chi prende la barca in Libia e arriva qui è secondo mondo, noi siamo il quarto. Il terzo mondo è ancora in Africa e prima o poi arriverà. In Africa, in Brasile, in Cina, certo. In India, cioè sono culture diverse che stanno emergendo e stanno conquistando. Ma tu pensi che quelle persone ci stiano conquistando? Cioè, io penso che ci hanno già conquistato, almeno dal 2007 ho questo pensiero. Non per altro, ma perché grazie alla moda, grazie alla musica, grazie alla simpatia innata, forse al modo di fare mio, sono sempre entrato in contatto casualmente con situazioni che mi hanno ampiamente aperto gli occhi con grande anticipo. Cioè, la previsione di un'Europa così mi è stata data all'Ips, un ristorante nell'Upper East Side di New York, una sera a cena con il mio avvocato, perché per fare il contratto con lo showroom avevo bisogno comunque di un avvocato e ho preso l'americano, il suo migliore amico che è un insegnante di economia in un'università. A un certo punto è partito con io sentivo che parlavano di Italy, Spain, Greece, sentivo che parlavano dell'Europa, sentivo che parlavano di euro versus dollar, euro versus dollar, l'euro contro il dollaro. Però era troppo articolato anche per il mio ottimo inglese, mio buon inglese, non ottimo. E a un certo punto questo signore mi guarda e io in inglese dico: guarda, scusami, dico, ma io non ho capito una mazza, dico, ho sentito che parlavate, ma è troppo difficile.
Honestly speaking, have you got real estate in Italy? Dice, parlando schiettamente, hai proprietà immobiliari in Italia? Dico, sì. Dice, vendile. Era l'inverno, l'autunno del 1999. Ha detto, vendile, dice Adele, perché l'Europa unita non sarà una confederazione di stati, sarà l'inizio di una dittatura, di un'oligarchia mondiale, di pochissime persone che avranno interesse, tra non tantissime, dice, prevedo al massimo entro i prossimi 30 anni addirittura portartele via, le tue proprietà immobiliari. Oh. Lele Baiardi per Voghera è un'istituzione, lo conoscono tutti. Diciamo che in fianco, penso, è una mia opinione personale, in fianco a tutta questa esposizione mediatica, lui come cantante nei locali, organizzatore di cose eccetera, ci sia anche poi la sua parte in cui lui vuole stare per conto suo, tranquilla, una persona che sta anche molto per conto suo, e quindi diciamo che voi mi direte, sarebbe molto meglio che una persona così abitasse a Milano, a New York, eccetera. Ma in fondo lui ci ha abitato e c'è stato negli anni, e penso che poi, diciamo che questa tranquillità della zona gli serva un po' come controbilanciamento di questa esposizione mediatica, perché io quando esco con lui e che siamo in giro, cioè lo conoscono tutti, lui a volte non si ricorda neanche delle persone che magari ha incontrato una volta, ma lui mi dice magari non mi ricordo chi è questa persona, e io dico ma è logico, perché tu sei Lele Baiardi, sei quello sul palco, sei quello conosciuto, chiaramente gli altri sono tantissimi, per cui se non hai poi avuto un incontro particolare o così. Però dicevo, le prime volte che ho visto Renzi, trovavo interessante questo giovane rampollo della politica italiana con un modo di fare veramente un po' alla Fonzi, cioè quando cammina mi fa morire. Io me lo porterei a letto, ti dico la verità, perché io sì, vorrei conoscere, mi porterei a letto Renzi, perché trovo nel suo modo di fare, così tra un po' l'ambiguo, un po' il non detto che non si può dire, il detto che non si dovrebbe dire, ma detto in momenti giusti ai mass media ottiene un risultato che passa un po' smooth, no? Un po' morbido, sì. Non fa preoccupare nessuno, eccetera, eccetera. Mi attizza molto, penso che abbia anche delle tecniche amatorie come quelle oratorie. A livello sessuale? Sì, mi prende proprio a livello sessuale, gli farei delle cose anche interessanti. E adesso non dico che lo farei diventare un fratello d'Italia o un seguaccio della Meloni, ma probabilmente con 2 ore al Motel K con me potrebbe anche cambiare idea sul suo ruolo politico. Sì. Però adesso sto scherzando ovviamente, ma le prime volte che lo sentivo mi intrigava questo suo modo di porsi, no? Come io ho delle armi per fare del bene alla nazione, però non voglio approfittare di questa situazione, non voglio avere un ruolo di comando, di governo, un ruolo istituzionale se non eletto dal popolo. L'ha ripetuto per decine di volte, da novembre a febbraio dell'anno scorso. Dopo Monti si è sostituito Enrico Letta, e quel famoso venerdì che Enrico Letta ha suonato l'ultima volta il campanellino a Montecitorio e l'ha passato a Napolitano, entro lunedì bisognava fare il governo. Sì. Quindi in quelle 72 ore la mia percezione è stata che l'oligarca che ha in gestione, in management, l'Italia, il bacino del Mediterraneo, non so cosa. La parola management in questo discorso. Sì, perché secondo me sono poche famiglie, molti delle quali si conoscono perfettamente, hanno figli sposati, sono tutti intrecciati, che partono dalla vera nobiltà secolare, dai reali di tutto il mondo, e hanno ricavato un potere bancario, soprattutto un potere ricattuale nei confronti delle sovranità nazionali di ogni singolo Stato, che alla fine si sono accorti che solo gestendolo come una mega azienda potevano conquistare tutto. In questo momento c'è un management di cui la Merkel forse ha un ruolo tipo product manager per la ricchezza della Germania, Hollande ha un ruolo come sales assistant, come assistente alle vendite, Renzi, la Spagna, Tsipras, questa gente hanno un ruolo di segretariato. Il nord Europa non è molto interessante, soprattutto è già stato
conquistato, perché i reali di Svezia, i reali d'Olanda, eccetera, eccetera, di Danimarca, sono tutti intrecciati tra di loro da longevi interessi, sì, con la regina Elisabetta, eccetera, eccetera. Non a caso l'Inghilterra è nell'Unione Europea ma non adotta l'euro. Adesso penso che in quelle 72 ore tra Letta e Renzi l'Italia abbia rischiato di svegliarsi un mattino senza più soldi nelle banche, senza corrente elettrica, senza acqua potabile, senza macchine, senza benzina, senza assicurazioni, senza niente, perché nel momento in cui l'oligarca stacca la spina ormai, per la prima volta dopo l'impero romano, è andata. Il primo incontro con lui, come ti ho già detto prima, risale comunque negli anni 90, io ero un ragazzino e quindi diciamo che lo seguivo come un ragazzo che si voleva avvicinare forse inconsapevolmente già al mondo della musica, quindi non è che lo salutavo, ciao Lele, come seguivo altri suoi colleghi, Lidia, la Franza, li ho sempre seguiti. Però non ho dei ricordi sinceramente ben precisi, cioè lo seguivo più che altro come tra virgolette un fan, diciamo. L'amicizia si è poi verificata nel corso degli anni, ultimamente. Io ho conosciuto un'icona importante della musica italiana, che è Viola Valentino, e la prima persona che mi è venuta in mente, a cui potevo chiedere di esibirmi su un palco, è stato lui. Anche se non avevo confidenza, ma non a tal punto da chiedergli di esibirmi su un palco. E mi ricordo che è successo in un modo molto strano, nel senso che io tornavo da casa di quest'artista e decisi di contattarlo. Per puro caso lo incontrai in un bar della zona a Voghera e gli dissi questa cosa. Gli dissi: sai Lele, guarda, ho conosciuto questo artista, avrei piacere a fare una cosa in suo onore come fan. E lui mi disse: va bene, io canto il tal giorno al ranch, vieni e canta. Ma no, gli dico: scusami, ma mancano 2 giorni, io non è che posso. No, tu vieni. E era il 2010, credo, al Cowboys Guest Ranch di Voghera, ed è stata un'emozione bellissima. E poi da lì non avrei mai pensato, invece sono iniziate serate insieme, varie collaborazioni, poi ho cantato anche con altri artisti, però devo dire che il mio cuore è legato a lui, perché senza di lui credo che è stato un po' il mio Pigmalione, no? Come un po' Boncompagni per Ambra, lui è stato un po' il mio Boncompagni, e quindi devo tutto a lui in questo senso. Dalla morte di Enrico Berlinguer la sinistra abbia assunto un ruolo di seguace cattolica per avere potere dei voti, perché come diceva giustamente Andreotti, io non vado in chiesa per parlare con Dio, ma vado in chiesa per parlare con i preti, perché loro votano, Dio no. E la destra è diventata un concistoro di ricchi. Stiamo qui, cerchiamo di cavarsela la bella e meglio. Poi in realtà è arrivata Mani Pulite, che ha rovinato un po' tutto, perché credo, sempre col senno di poi che non esiste, ma l'esperienza umana, credo che tutta quella classe politica che dal dopoguerra ci ha portato al 1992, cioè Spadolini, Andreotti, Craxi, Altissimo, Nenni, De Gasperi, eccetera, eccetera, tutta quella storia d'Italia è stata spazzata via dai tribunali, non in nome di una giustizia sociale, la legge uguale per tutti, ci vuole giustizia, non bisogna basarsi sulle tangenti, non bisogna sperperare il denaro pubblico, eccetera, eccetera, perché se così fosse adesso i tribunali, i giudici non dovrebbero più star seduti, ma col mitra dovrebbero sparare a tutti i politici, a tutti i manager d'Europa, perché le tangenti ormai sono diventate il pane quotidiano di chiunque abbia un minimo di potere. Credo che quella classe politica è stata spazzata via perché con loro l'Italia non sarebbe mai entrata in Europa. C'è stato un gioco furbo, straordinariamente subdolo e straordinariamente intelligente di uno stratega incredibile, che ha fatto sì che, dando il contentino al popolo, dicendo: guardate, vi togliamo questi tangentisti orrendi, questi ladri, questi, e mettiamo della gente seria a governare. E questa gente seria in realtà non ha governato, ma ha fatto commercio. La tua opinione è fondamentalmente un'altra storia rispetto a quella che c'è scritto sui libri. Perché purtroppo mi sono sempre trovato contatto con un'altra storia. Tanti anni fa a Monte Carlo una persona mi ha detto: stiamo cercando di democratizzare la Russia. Ninin, se vedrai un signore con una macchia marrone sulla testa, lì il comunismo è morto. Speriamo che succeda. Era 1983-84.
1986 stavo pranzando, mio padre, che era un politico, ascoltava la televisione ma non la vedeva perché mangiava a spalle la televisione, inquadrano primo servizio del TG1 dalle 12.30, inquadrano Mikhail Gorbaciov e la sua bella voglia qua, con la perestroica che cominciava, io ho cacciato un urlo, ho detto è morto il comunismo in Russia, e mio padre che avrà pensato di farmi ricoverare in un ospedale psichiatrico mi ha guardato, scusatemi, è testuale, mi ha detto ma Lille, ma che cazzo stai dicendo? Dico sì papà, 2 anni fa a Monte Carlo un signore mi ha detto guarda, se tu lo vedrai, questo è morto il comunismo. Da lì a 2 mesi Gorbaciov ha annunciato il suo progetto della perestroica e del disfacimento dell'impero comunista per diventare più democratici, sì, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Della moda ho fatto consulenze per alcune griff, per alcuni amici, per alcune strutture, poi insieme a Marco Scarpa, come dicevo prima, questo mio amico stilista, abbiamo aperto una linea nostra che è andata avanti fino al 2002 e poi ognuno ha preso la sua strada, che è stata una strada differente dalla moda. Secondo te, nelle nuove generazioni, quelle di oggi, a che punto è la creatività? Cioè, c'è ancora qualcosa di nuovo da dire, da inventare oppure no? Ma io ritengo che ti rispondo in un altro modo. La prima volta che ho visto il primo reality sull'arte, cioè X Factor, sul canto, sulla musica no, perché lì di musica proprio non se ne parla. Tant'è vero che viene ritenuto un luminare Morgan, Marco, che sì, dice anche delle cose carine a volte a livello musicale nel commento dei brani, dell'esecuzione, delle performances degli artisti, dei cantanti, ma dice l'ovvio dei popoli, insomma, dice proprio le cose basilari, si è talmente impoverito anche il lato culturale artistico che quello che dice Morgan sembra che è un genio, in realtà dice una roba che un musicista che fa musica per 20 anni alla fine dice, perché si trova davanti la cassiera dell'Esselunga, cioè Giusy Ferreri, che dice a novembre, e dice mi piace molto questo accordo in minore che modula, cioè, dice, che cultura, dico no guardate ragazzi, accordo in minore che modula è il dialogo normale di 2 ragazzi in conservatorio che fanno il primo anno di uno strumento, però lì diventa un evento straordinario. È uno stratagemma il talent show per far firmare un contratto discografico a tutti quelli che si iscrivono. Sappiate ragazzi che quando vi iscrivete anche solo per fare la prima audizione, voi avete già firmato un contratto discografico, voi siete legati mani e piedi per sempre a una casa discografica che non vi farà avere successo. Andiamo indietro. X Factor. No, volevo solo dire una cosa, che i talent show, ma soprattutto X Factor, è la tomba della creatività. Mamma mia, creano dei mostri, perché questi ragazzi arrivano a una notorietà pazzesca, hanno una promozione televisiva di 50 ore in 4 mesi, cosa che se una casa discografica dovesse pagare per avere la stessa cosa dovrebbe investire 600 milioni di euro. Nella schizofrenia moderna creano questi finti artisti. Poi mi sono dovuto ricredere, perché, come diceva giustamente Albert Einstein, solo i cretini non cambiano opinione nella vita, perché in realtà non c'è altra via, è l'unica via possibile, perché poi vedo bravissimi produttori che fanno ottimi brani, che hanno bravissimi cantanti, ma anche dal punto di vista televisivo cinematografico, io conosco dei presentatori molto bravi che non riescono a fare neanche 5 minuti di programma, di un programma a livello nazionale, cioè conosco degli sceneggiatori bravissimi che hanno delle difficoltà a lavorare pazzesche, conosco, perché non ci sono più risorse, cioè è tutto talmente ridotto ai minimi termini che nel momento in cui tu hai una bella voce, adesso li spingo io, dico prova, fai tutti i casting di The Voice, di X Factor, di Amici, eccetera, eccetera, provaci a spada tratta, perché
Tra tutto il 90%, prima sul 100% dell'arte uno sconosciuto aveva il 40% di riuscire ad accedere al mondo dell'arte. Oggi l'arte che è ridotta al 30% di quel 100%, quel 40% è ridotto al 3% di questo 30%, per cui, scusate il casino, ma se fate i conti vedrete che nella totalità le possibilità sono l'1.5% ormai. Il quindi web, perché lo stai escludendo così? In realtà il web... No, non lo sto escludendo per niente, perché io ho 6 romanzi aperti che sto scrivendo e che verranno pubblicati su wondermark.net, solo web, non faccio più il cartaceo, mi fa schifo. Ma anche tutta la parte... Sì, anche tutte mi scuseranno in Audi, Feltrinelli, Rizzoli, Mondadori, però a me che cazzo me ne frega. Anche la musica andrà tutta online, anche i video andranno su Vevo, se non niente. Secondo me perché tu non ti affezioni agli oggetti, probabilmente, nel senso che non frega un cazzo di niente. Non te ne frega nulla, esatto. Zero. Avere un disco in casa, sapere che quel disco lì l'hai comprato magari 30 anni fa e che ti ha comprato. Io, guarda, sono pieno di vinili, sì, ma che sono lì da 140 milioni di anni e non ho particolare interesse. No, va bene. Che rimangano lì. Ogni tanto tiro via qualche ragno. Con i telefono. Con il telefono? Sì, no. Il telefono. Come tutte le altre cose. No, molto spesso lo tengo silenziato. Beh, adesso è spento ovviamente, ma molto spesso lo tengo silenziato. Sì, ma non ho molta pietà nei confronti del telefono, perché anche, te lo dico in amicizia, domani mattina tu mi chiami, sì, ma io non ho voglia di parlarti, vedo Marco, lo silenzio, dico poi richiamo. Okay. Sì, no, non dipendo dal telefono, non me ne frega niente. Lo dimentico acceso di notte, squilla, quello spengo. Socialmente non ho nessuna convenzione da rispettare, perché proprio sono cresciuto sbattendomene le palle, come dicono i ragazzi. Questa tecnologia mi incuriosisce tantissimo, i Final Cut, la Premiere, eccetera eccetera. Beh, mi piace da morire, sì. Però la tecnologia mi piace molto. Io sono stato uno dei primi della mia generazione, 1993, 94, 95, ad avere un'email, a occuparmi di l'indirizzo della tua prima mail. Certamente, lelebaiardi@libero.it. A Libero? Sì. Presenting 3 easy steps to the internet. Step 1. Plug in. Step 2. Get connected. Step 3. There's no step 3. There's no step 3. E mi accorgo ancora adesso che ho coetanei cinquantenni che quando gli parlo del PC mi dicono: io non so neanche accenderlo. Io dico: ma è impossibile vivere oggi. È impossibile anche informarsi, è impossibile divertirsi. Cioè, qual è oggi, in mezzo a tutte queste tecnologie con le quali comunque convivi in maniera positiva, sì, e con piacere, però qual è quella cosa che riesci ancora ad apprezzare in maniera profonda? Un momento, un oggetto, no, perché probabilmente insomma questo è, anche soltanto fumare, per dire, sì, è un momento che tu riesci ad apprezzare veramente? Sì, a me piace. Ti piace molto? Sì, mi piace molto. Più d'uno. Devo dirti che io, che ho sempre vissuto in mezzo a tantissima gente, sì, negli ultimi 6-7 anni passo molto tempo in casa, sto molto tempo da solo, vado a cena da solo. Ti dà soddisfazione? Mi piace perché non mi sconcentro dai miei pensieri. E io sono molto... Ma solitudine? Sono molto vulcanico. No, perché noi, siamo in due. Siamo in due, quindi io mi parlo, mi do le risposte, mi sento fare le domande, do le risposte. Quindi non sei mai solo? Non sono mai solo, non lo sto dicendo come battuta, ma lo sto dicendo perché ci sono delle notti che io sto dormendo e mi sveglio nella notte, come quando ti svegli che devi andare a fare la pipì, sì, io mi sveglio che invece
ho questo riff nella testa, allora mi alzo, vengo di qui, silenzio la tastiera, mi metto le cuffie col quattro piste, comincio a smanettarci sopra, poi alle 6:30 torno a dormire e mi alzo alle 10. Diciamo che anche probabilmente c'è un altro me stesso che continua a lavorare anche quando io dormo e anche quando sono da solo. Io mi diverto tantissimo da solo perché sono un pazzo furibondo, cioè, con la pelliccia di Astrakhan vado nei centri sociali a Milano, a Leoncavallo, avevo un amico una sera, aveva tutta Forza Nuova, che insomma adesso io non posso dirlo perché siamo diventati ottimi amici, però sono famosi per essere un po' omofobi, no? Certo. E io con la mia pelliccia di Astrakhan sono andato, si mi ha strappato champagne fino alle 6 del mattino, ci siamo divertiti come dei pazzi, questi tutti. Io non sono così omofobi. Tatuati. Beh, devo dire che ringrazio il ristorante, non è stato molto gradito perché la scena, insomma, la situazione si è bloccata un attimo. Ah, ok. Poi io che lancio sempre il dado per vedere come va. Dico, scusatemi se vi ho interrotto, dico, ma non so se lo sapete, ma il vostro amico è mio fidanzato da 10 anni. Il mio amico, che è uno di loro, si è sguarato dal ridere, è scoppiato a ridere, mi ha preso una baciata stampa sulle labbra, basta, è diventata una grande famiglia. Pensi che basta così poco? Magari mi avrebbero ucciso di botte, non lo so, lì è un tentativo, prova a farlo anche tu. Sì, prova a fare questo tentativo, vedi come va. Adesso non ricordo più l'anno, facevo parte dell'organizzazione con lui di questa mega festa gigantesca di una che abbiamo fatto al Cowboy Strange, cioè in arena, gigantesca, e alla fine, dopo aver organizzato tutto, la cosa è andata molto bene eccetera, bisognava riportare indietro le sedie che ci avevano prestato la Proloco, due o tre Proloco avevano prestato le sedie. Chiaramente lui ti diceva, è l'artista, per cui aveva presentato tutto quanto eccetera, io sono un po' la donna di fatica, avevo fatto le cose, ma c'erano poi tanti ragazzi che avevano messo le sedie, spostato eccetera, ma bisognava riconsegnare queste sedie, sono spariti tutti, siamo rimasti io e lui con il camioncino dell'Hauser, ci siamo caricati tutto il camioncino con tutte le sedie, lui si è messo al volante, siamo partiti sudati, fradici, dopo aver caricato le sedie, e siamo andati al golf a Salice a riportare queste sedie, e mi ricordo che stavamo andando in questo camioncino che perdeva i pezzi, no? Per cui siamo arrivati a Rivanazzano, ha inchiodato, e dico, cosa succede? C'è qualcosa che non va? Dice, scendi, vai a prendermi le sigarette per favore. Sono scesa, gli ho comprato un pacchetto di sigarette, siamo andati al golf, abbiamo scaricato le sedie, poi ha fatto una marcia indietro un pochino così azzardata, insomma ha buttato giù un faretto anche del golf. È stata una cosa insomma un po' divertente, però per dire, a un certo punto poi quando si ha bisogno si fa di tutto, ecco, per cui lui è disponibile anche in quel senso lì, chiaramente, ecco perché dicevo che è una persona anche molto umile, molto, insomma, che non se la tira, tra virgolette, perché ci sono altre persone che hanno meno pregi di lui, che però se la calano un po' dall'alto da grandi personaggi. Lui invece è una persona che mette tutti a proprio agio. C'è qualcosa che elimineresti invece completamente dalla tua vita? Che proprio non sopporti? Mi fai diventare crudele nei confronti di me stesso. Sì, eliminerei quel rimasuglio di educazione perfetta della mia infanzia che alcune volte mi impedisce di arrivare fino in fondo nell'esposizione delle mie ragioni per il timore di offendere, per il timore di ferire, cosa che con me fanno tutti i giorni. Io continuo a incontrare gente che proprio in virtù di questa mia disponibilità, di questa mia forse gentilezza eccessiva, spinge sull'acceleratore proprio fino quasi all'insulto. Io a quello non arriverei mai, se non scherzando ironicamente. Deve essere una motivazione. O lo fanno così? C'è una disponibilità, ma sai, forse c'è la visione di un personaggio un po' strano che vive. Secondo molti io non ho mai fatto niente, non ho mai fatto un cazzo, ho sempre fatto quello che desideravo, la mia vita è sempre stata bellissima. E un altro mio collega carissimo tanti anni fa mi ha detto, dicevo, questa cosa in modo molto sereno come la sto dicendo a te, dice, fai tu a volte dargli proprio l'impressione di essere invincibile, cioè una persona che nulla lo può scalfire perché è un treno che va avanti per la sua strada, così, cosa che non è. Ma perché a me piace molto vivere, essere contemporaneo a me stesso, ma essere contemporaneo anche al resto del mondo, quindi se una persona ha un bisogno
metto a disposizione, se una persona è particolarmente incattivita con il resto del mondo, fino ad arrivare forse violento a volte, mi metto anche a disposizione in quello, lo vado a prendere, voglio parlargli, voglio sapere, voglio cercare di reintegrare quella parte che probabilmente è diventata problematica. Vedi che c'è un po' di Gesù Cristo, sì, in me, sì, nonostante io sia completamente ateo, agnostico, anale, tutto con la A, cioè, anale però non mi torna. Anale non è religioso, oddio, a giudicare dei cardinali con i bambini è anche religioso. Ah. Però la, non so se questa dovete potete pubblicarla. Sì. Però ma pare che siano 800. Sono 800 quindi. Nel mondo, sono lì tutti con la gonna porporata, esatto, e sì, non sì. Portano le mutande, me lo sento. Come la Bertè al concerto. Uguale. Uguale, vedi, quindi c'è una relazione tra la Bertè e vabbè. Però quello lo toglierei dalla mia personalità. Oggi lo toglierei, faccio molta fatica a dirmi, l'altro me stesso fa molta fatica a dirmi no, perché l'altro me stesso, l'altro 50% di me stesso, forse il 100% più il 100%, si ribella a questo no. Hai 50 anni quest'anno, no. C'è ancora un conflitto così? È interessante. Sarà sempre. Ci sarà sempre. Non ci si risolve. No, ma io poi meno degli altri, perché ho sempre comunque questo desiderio di esplorazione, questa voglia, questo entusiasmo, non mi fermo mai. Infatti noi ci vediamo spesso il venerdì sera al Clubhouse con gli artisti degli anni 80, eccetera, eccetera, ma io molto spesso torno il sabato sera, perché io con i ragazzi mi diverto come un pazzo, mentre invece quando sono a cena con i miei coetanei, dopo un'ora dico: ragazzi, avete qualcosa di interessante da dire? Continuo a parlare di tasse, di tumori, di figli che vanno a scuola, eccetera, eccetera. Perché se tu vedi mio figlio, lei è un genio. Dico: ma guarda che io tuo figlio lo vedo in giro, è tutt'altro che un genio, un deficiente. No, ecco, non sono contemporaneo alla mia età anagrafica, sono contemporaneo al mondo giovanile che vive nel mondo. Ma infatti dovete sapere che qualche settimana fa eravamo come Giap TV al Corova di Salice Terme in occasione dello ospitata di Mad, ed è arrivato lì, e ci siamo sorpresi di vederlo lì il sabato sera, perché effettivamente il contesto è quello di una serata per i quindicenni, sì, per i diciottenni, insomma comunque per i teenager, diciamo, no? È arrivato lui e c'è stato praticamente un gruppo di ragazzi, ciao Lele, ed erano tutti stra entusiasti di vederti, avevano 16, 17, 18 anni, sì. Sembrava che fosse arrivata, non so, Rihanna. Ma scusami, io sono più bella di Rihanna, adesso no, mettiamo le cose. Io volevo che tu dicessi questo, volevo arrivare a questo. Va bene. Sì, no, è vero, mi succede molto spesso, a volte mi succede in giro per la strada con dei miei amici di 50-60 anni che ovviamente quando mi salutano i maschietti di 16-17 anni mi dicono: ma sei un pedofilo. Esatto, perché dico, non è come pensi tu. In realtà non è come pensi tu. È solo simpatia e ammirazione, insomma. Simpatia. Simpatia. Beh, qualcuno che ti ammira c'è, credimi, insomma. Beh, probabilmente per il taglio dei capelli, sì, o per certo, la pelliccia. No, sì, anche la giacca che indossi in questo anche momento. La giacca, pensa che è un regalo del dottore buonanima Gianfranco Ferro. Sì, questa giacca ha 15 anni, 17 o 18 anni, questa giacca. E la tengo ovviamente perché anche quando avrai i buchi andrò in giro comunque, perché è un regalo di una persona che io ho considerato sempre uno dei rarissimi geni della moda. Della moda pensi di Gianni Versace invece? È un altro come lui. E la sorella? Donatella? L'Atalanta vincerà domenica? Va bene, okay. Era un invito a cambiare discorso. No, beh, la sorella è... Vabbè, insomma, ha portato avanti comunque un'azienda in maniera... Diciamo che il fratello ha portato avanti un'azienda, perché dalla morte di Gianni l'azienda Versace è diventata una gestione economica. Non c'è stato veramente poco di moda. Okay.
questa cosa mi rattrista molto, ma certo, perché lui è stato un altro simbolo. Sempre per il motivo che io ho vissuto quegli anni, sì. E quando andavo in vacanza nel 1985-1988, quando ero a Los Angeles, quando ero a New York, quando ero a Rio de Janeiro, e mi dicevo, strange accent, you're not American, che strano accento, non sei americano, dico no, I'm Italian. Italian, Gianni Versace, in tutto il mondo, cioè, sì. Una cosa. Cioè, c'era un'ammirazione mondiale di tutto il globo nei confronti di quest'uomo che è stato un genio, perché ha fatto delle cose che nessuno è mai stato in grado di ripetere. Cosa ne pensi delle creazioni di Dolce & Gabbana? Hanno iniziato, sono stati due stilisti della Versace loro all'inizio degli anni 80, due designer negli uffici di Gianni Versace, hanno, poi grazie al fratello di Domenico Dolce, Alfonso, hanno creato la Griff loro, sempre per una questione di gestione economica, grazie ad Alfonso, hanno creato una gestione economica loro e hanno iniziato molto bene. Poi? Forse l'Atalanta gioca col Brescia. Allora, ascolta, parlavamo prima di nuove tecnologie. Nel 1999 esce un disco di un artista all'interno del quale era utilizzato parecchio il vocoder. Cher. Esattamente, sì. Esatto. Il disco si mio chiama amore. Believe. Mio amore. E io direi che concludiamo questi anni 90 con una canzone che tu reputi davvero rappresentativa di quel decennio, che è proprio Believe di Cher. Sì. E come è stato per le volte precedenti, ti chiederei se ti puoi accomodare. Devo esibirmi. Al tuo pianoforte a casa tua e se ti esibisci per noi in Believe di Cher. Mi esibisco. Allora, lo ascoltiamo nelle Baiardi in Believe di Cher e noi ci vediamo alla prossima per l'ultima puntata. Section. Esatto, sì. L'ultima sessione. Anni 90, New York, in Broadway c'è un ristorante che va per la maggiore, si chiama Moon, Luna. Tutto il jet set va lì e io faccio il telefonare dello showroom, voglio a tutti i costi andare a mangiare una sera, arrivo col taxi e mentre io scendo dal taxi con questo cordone rosso che procedeva verso la strada con il tappeto rosso che usciva dalla cappotta di questa immagine di un ristorante tipico chic americano, vedo aprirsi le porte, mille fotografi e vedo questa dea pazzesca, stupenda, tutta rifatta, con uno charme incredibile. Mezza nuda, mezza vestita, mano nella mano con un ragazzino che poteva essere suo nipote, credo che aveva avuto 18 anni, bello come il sole, tutti che urlavano Cher, 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 Cher. Io credevo di svenire perché anche lei per me è un mito ed è una in assoluto delle mie attrici, ci tengo a precisarlo perché è straordinaria come attrice e cantanti preferite. E allora ho scelto questo.